喜ぶ合わせた方がなんかヘリコテロザーズピーベントルナティスルビオカナレヘリコテロオジソナローマエソノベルタトラワレミエアミチジャポネージケビボノアローマケンタケンサクケンタさんコザファリベロでそのディスタでファチュアケ TikTok インスタグラムおLui è famosissimo su TikTok, anche Instagram, fa influencer, è fortissimo. E Kensaku-san cosa fai di bello? Lavoro per una ditta giapponese, anche comparsa, attore. Lui è anche attore. Abbiamo appena pranzato, carbonara, buonissima. E stasera Kenta mi porta anche un ristorante giapponese a Roma. Kenta fa video corti per soprattutto il pubblico italiano, però loro due insieme hanno un canale su YouTube, Italy Square Channel, però questo è per pubblico giapponese. Esatto, esatto. E cosa parlate? Noi parliamo dei prodotti agroalimentari italiani per il pubblico giapponese, presentiamo dei ristoranti, locali italiani ai giapponesi in modo tale che quando qualora potranno venire in Italia possano assaporare dei piatti deliziosi italiani. Shock culturale quando eravate appena arrivati in Italia? Io personalmente il fatto che io vivevo a Rieti in provincia non aver trovare, cioè non trovare dei supermercati aperti in weekend per me era una difficoltà perché prima dovevo fare la spesa di venerdì mattina perché già venerdì pomeriggio era chiuso fino a lunedì mattina, quindi dovevo essere pronti a fare la spesa. Programmare già io. Avere appuntamento forse con gli italiani perché tirano poco no, per noi giapponesi facciamo un appuntamento magari prossimo sabato alle 10 rispettiamo quello anche se non ci sentiamo però invece con gli italiani bisogna sentirci prima, anche un giorno prima. È vero questo appuntamento? Usciamo insieme o queste cose, no? Non sì, bisogna verificare spesso se facciamo vero davvero. Perché noi giapponesi molto spesso anche tra gli amici programmiamo un'uscita no, anche una settimana, due settimane prima. Sì. Molto spesso anche un mese prima. Anche un mese prima. Poi non ci sentiamo, però quel giorno, quell'ora ci siamo lì sì, a trovarci. Già, italiano schinato coro. Italiano schinato coro, wow. Italia gode. Allora, cosa mi piace dell'Italia? A me piace, io dico sempre su social che mi piace molto l'arte di arrangiarsi perché è un'arte che in Giappone non c'è. È difficile che noi saper adeguarci su certe situazioni proprio perché tante cose sono già programmate o organizzate. Non abbiamo questa grande capacità di adeguarsi nelle situazioni differenti, inaspettate. Gli italiani sono più flessibili, quindi. Esatto. Semplicemente cucina italiana. Cucina italiana. Che impressione avete per le donne italiane? Sempre dipende da persona, però mi sembra più gelosa. Ah. No, dico che la grande differenza secondo me sta tra le donne giapponesi e donne italiane è il livello dell'autostima, credo. Tante donne italiane hanno una autostima importante, magari le donne giapponesi hanno un pochettino di meno. Molto spesso non all'altezza di, no? Magari non all'altezza della bellezza, canone di bellezza. Non sentirsi abbastanza, forse. A volte percepisco questa impressione. Pericottero. Cioè, ormai siete tanti anni che siete qui in Italia, quindi forse siete diventati metà italiano, ma cosa non vi piace del Giappone?
del Giappone. Sì, guardando da un po' fuori. Ma io dico che, diciamo che l'idea che ce l'avevo già da quando vivo in Giappone, ma proprio per questo sono venuto in Italia, è troppo schematico. Uno, è difficile esprimere la propria personalità, il carattere. Sì. Quando uno è diverso, fuori dallo standard, tra virgolette normalità, viene visto male. Sì. Questa cosa non mi piaceva. Molti giapponesi che vengono in Italia e lavorano con i giapponesi residenti in Italia, e se questi giapponesi che vivono in Italia vedono, cioè i clienti giapponesi vedono che questi giapponesi residenti in Italia che sono tra virgolette un po' italianizzati, i clienti insomma non è che vedono molto bene. Davvero? Cioè vogliono che i giapponesi che vivono in Italia si comportino come giapponesi. Questo è interessante, perché solo tu puoi dire questa, come si dice, opinione, perché tu sei giapponese che però vive ormai da tanti anni in Italia e tu hai anche esperienza di lavorare in Italia con i giapponesi, no? Esatto, è leggermente ubriaco. Ubriaco e timido. Perdonate. Allora, grazie mille della chiacchierata e seguite il loro canale su YouTube e anche su Instagram. Vi lascio tutti i loro social nella descrizione del video. E matale, ci vediamo. Matale, quale ciao? Guardate la maglietta. Enrico San. La mia maglietta merchandise. またねー。またねー。またねー。またねー。イエーイ、バイバーイ。